Ben rientrati in studio per la pagina sportiva, iniziamo parlando di calcio. La nuova stagione della Pro Patria si è aperta ufficialmente oggi a mezzogiorno con il raduno allo stadio Carlo Speroni di Busto e la presentazione della squadra da parte della presidente Patrizia Testa, del direttore sportivo Sandro Turotti e di Ivan Javorčić, riconfermatissimo allenatore diventato ormai una bandiera bianco-blu. Tra i 24 convocati spicca il neoacquisto Stefano Greco, portiere di 21 anni in arrivo a titolo temporaneo dalla Roma, che nella scorsa stagione era in prestito alla Vibonese. Cambiamo ora argomento con un'anticipazione di due tiri liberi con il responsabile tecnico della Varese Academy Pallacanestro Stefano Bizzozzi, commenta l'arrivo di nuovi giocatori in squadra. Abbiamo dedicato l'ultima puntata di due tiri liberi con a Michele Ruzier, il nuovo play italiano che sarà titolare della Pallacanestro Varese. In questa puntata c'era anche Max Ferraiuolo, team manager della Pallacanestro Varese ed ex play varesino che ha giocato in Serie A, a cui ho chiesto ma quando Varese, adesso Varese ha trovato sicuramente un play italiano titolare, ma quando lo produrrà in casa propria e magari sarà varesino? Max ha risposto dicendo che è una bella domanda e che però ha tanta fiducia nell'Accademia. Ecco, volevo chiedere a Stefano Bizzozzi, che di basket se ne intende e come, come valuta Michele Ruzier, quindi la Pallacanestro Varese sta puntando anche su italiani interessanti, un play titolare che arriva da Cremona, ma appunto quando l'Academy riuscirà a sfornare un play varesino fatto in casa per la prima squadra? Beh, bisogna dire una cosa, abbiamo tre ragazzi che si stanno allenando con la prima squadra adesso e sono Nicolò Virginio, Alessandro Van Velsen e Matteo Librizzi, che è nel ruolo di Michele Ruzier. Credo che Michele sia un ottimo giocatore, una bellissima visione di gioco, ed è un piccolo rammarico che ho avuto, perché quando allenai la nazionale Under 18, lui era un ragazzo che poteva far parte di quel gruppo, ma veniva da un infortunio e quindi non ho potuto conoscerlo come avrei potuto fare, e ci avrebbe sicuramente aiutato. Però ha avuto un'ottima crescita, e credo sia un giocatore importante per la nostra squadra e per la pallacanestro italiana. Credo che Matteo Librizzi quest'anno abbia la possibilità di vedere due ragazzi italiani e di imparare molto da loro e di capire che l'orizzonte non è poi così lontano per i nostri ragazzi. Sarebbe fantastico che lui o qualcuno dei ragazzi che noi abbiamo adesso nel nostro settore giovanile potesse un giorno ricoprire quel ruolo, e anche altri nella nostra squadra senior, nella nostra squadra di Serie A. Ragazzi che provengono dal settore giovanile, sarebbe bellissimo fosse varesini, ma allo stesso tempo che provengano dal settore giovanile, il mondo si è aperto e allargato. A questo punto la cosa importante sarebbe proprio crescere in seno al nostro settore e vederli sbocciare nella nostra prima squadra. E ora un'anticipazione della nuova puntata di Bocce Forum. Parliamo ancora una volta del Pallino d'Oro edizione 2020, in campo due giovani giocatori. 42esimo Pallino d'Oro. Il 18enne cagliaritano Alessio Frongia e Mirko Savoretti, alfiere della Monastier di Treviso, stupiscono il pubblico di Budrione di Carpi, in provincia di Modena. La gara si è svolta sabato 4 gennaio. Il Pallino d'Oro è una delle manifestazioni più importanti e prestigiose del calendario boccistico italiano. Una gara internazionale organizzata dalla società Rinascita, a cui hanno preso parte i 32 migliori individualisti del mondo. Abbiamo avuto la sensazione di una boccia corta, vediamo se ci siamo sbagliati. Vorrei che l'avesse giocata apposta così per tirarci, però non credo, insomma. Stavolta è giocata veramente corta. Sì. Sembrava quasi che Mirko stesse per andare a raccogliere il pallino. Attenzione, perché tira il pallino. Però insomma, se non lo prendesse sarebbero tre punti per Mirko. Sì. Colpisce. Scarto lui. Colpisce, è stato... È stata annullata la giocata, non dimentichiamo però che avrebbe quasi anche potuto realizzare la partita lui colpendo. Quasi colpito Signorini Paolo sul campo a fianco, quindi tutto da rifare. È comunque gran giocata. Ha avuto anche coraggio pallino, per pallino effettuare questa giocata. Grande giocata.
forse non sottolineata neanche tanto dagli applausi, ma certo, infatti. Anche con la pagina sportiva abbiamo terminato. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento insieme a Rete 55. Arrivederci.